very important to us, because of course to make such a lui sa perfettamente che tipo di lavoro deve fare, ovviamente, perché mettere dei percorsi per i migliori cavalieri del mondo non è facile, ma riesce sempre a creare delle situazioni molto, molto interessanti e veramente valide. Of course, without everything, of course, a beautiful place would not be possible if we don't have a great partnership for the Olympic Committee, who supports very well, and we are very appreciative that we could have this unique facility, and I want to be very happy to thank them as well as the Italian Federation, who have been great supportive, and the city of Rome. Ogni evento dove noi andiamo è reso possibile grazie anche alla collaborazione dei nostri partner. Title partner in the launching is very important to us, because of course to make such a special places is a lot of expense, high price money. Without our partnership, this launching is very, very important. Without E ovviamente tutto questo è possibile e si può realizzare con questo tipo di allestimenti e di tutto quanto grazie alla presenza di un partner veramente importante e significativo come è as it goes till the end, now we have still after Rome, now we have three more in the final. It's very exciting, who's going to win. We have Rome, Vienna, and Doha. Sì. So it's the championship is going to be really between four or five riders, and sì, it's going to be really exciting. Dal punto di vista proprio tecnico e delle gare è una finale molto eccitante quella che si è creata fino a questo momento, perché sono 4-5 cavalieri che ancora a tre eventi dalla fine, ci sarà ancora Vienna e Doha, sono in competizione per i primissimi posti, e quindi anche dal punto di vista emotivo e sportivo questo edizione, appunto, come diceva la decima del Longines Global Champion Tour, è veramente molto emozionante. It's also important to stress that in this year, Rai Television, thanks to Claudia and his team, started to broadcast also the other events of the series. So we will have also, thanks to Rai, the broadcasting, and the spectators in Italy can follow all the series, all the other events that they can start following the championship. Il 2015, insieme all'ingresso di Roma nel circuito, ha segnato anche l'inizio di una collaborazione con Rai, che garantisce adesso, al di là dell'impegno specifico su Roma, la copertura sulla trasmissione, sul mettere in palinsesto anche tutte le tappe dei Gran Premi delle tappe del Longines Global Champion. The top 30. 26 out of 30 top 30 in the world are competing. It's one of our highest rates. We had last show was the highest in Holland. We had 28 out of the top 30. I mean, you don't even see that strong field on the World Championship Olympic Games. It's like that level or higher which are competing in the event. Il livello dei cavalieri è veramente altissimo, qui abbiamo i 26 dei migliori 30, a Balkans ne hanno avuti 28, credo che siano 21 adesso, okay, adesso guardiamo esattamente. Però sicuramente c'è una concentrazione numerica e di qualità che non si trova in nessun evento, neanche i campionati europei o le Olimpiadi, perché è solo il top riunito, no, non c'è nulla di sfrangiato su cavalieri di minore di
qualità. Penso ci sono almeno da 25-30 cavalieri che non creerebbero alcuna sorpresa vincendo la gara, e abbiamo spesso delle alternanze dei podi nelle nostre gare. Ogni anno abbiamo delle rotazioni nei nostri podi abbastanza frequenti, questa è un po' una caratteristica. Non è facilissimo, ci vuole un super campione come oggi Scott Brash per vincere 2 o 3 gare, ma poi se andiamo a guardare i podi sono veramente molto molto diversi. Of course we have different locations, so it's also something that is typical from the Global Champions Tour. We have huge arenas, small arenas, sand arenas, grass arenas, competition during the day, competition during the night. So it's at the end of the championship is a real complete rider, the one who is able to win the competition. Alla fine le 15 tappe sono piuttosto diverse fra loro, c'è una abbastanza ampia disomogeneità nelle caratteristiche tecniche degli impianti in cui andiamo a gareggiare, e alla fine quello che vince veramente mostra una certa completezza dal punto di vista tecnico. Sono veramente diverse le sedie, le difficoltà tecniche dei campi di gare, dei diversi campi di gare, ma questo spesso crea una situazione complessa da un punto di vista tecnico, sia per il direttore di campo sia per i cavalieri. Allora, come sapete il campo di gara è posizionato sulla parte in erba dello stadio dei Nani. È stata messa una copertura per consentire di non contaminare la zona in erba con il tipo di sabbia, che è una sabbia silicea particolare. Quindi c'è prima uno strato di tessuto geotessile, su quello sono applicati dei tappeti di gomma, che forse potete vedere ancora lì nell'angolo vicino a quel fulmino grigio, sono quelli i tappeti che stanno sul fondo, sono tappeti creati apposta, dei buchi per il drenaggio, dei buchi per trattenere l'umidità e l'acqua, e delle punte che conferiscono un grip alla sabbia e quindi a tutto il terreno, che sono studiati per dare all'intero fondo una certa elasticità. Una ditta tedesca, Otto Sport, che conosciamo da molti anni, fanno anche la Coppa del Mondo da molti anni a Verona, hanno collaborato addirittura qui al 98 ai VEG, sono discendenti di quello che si occupava dei VEG, purtroppo è morto, che era Herman Duque, e sopra lo strato di sabbia ci sono dai 12 ai 15 cm di sabbia. Ovviamente la differenza di livello è dovuta al fatto che il campo viene livellato leggermente a schiena d'asino per consentire, in caso di pioggia, settimane sembra che ci siamo risparmiati a pioggia, però garantisce in caso di acqua non solo il drenaggio ma anche il deflusso laterale dell'acqua. Tutta la superficie, poi spero che ci andrete a camminare sopra, per chi ha abbastanza dimestichezza con i nostri impianti si sente una certa elasticità, c'è la fermezza dello strato di sopra, ma tutta la superficie con questa gomma sotto conferisce un minimo di elasticità. Ovviamente la sabbia è sabbia silicea, è mixata con tessuto non tessuto, e ogni ditta e azienda di questa ha la sua formula segreta di quanti mixaggi che mettono. Tutto è venuto dalla Germania, fibre da una parte, sabbia dall'altra, da due cave diverse, è stato mixato tutto grazie alla collaborazione del Movimento Lanciere di Montebello all'Ippodromo di Tor di Quinto. Hanno cominciato alla fine di agosto, hanno avuto tutto il materiale, è stato tutto preparato e mixato sul posto e poi trasportato qui. Sono circa una
un'ottantina di camion di sabbia, quindi stiamo parlando di